rieccoci di nuovo insieme nel mondo del Becker. Quest'oggi vi porto a scoprire un pezzo particolare di vitellone, lo spinaccino, perché faremo uno spinaccino di vitellone in crosta. Ed eccolo qua, guardatelo. Questo è lo spinaccino, è uno dei tagli meno conosciuti della coscia, della parte quindi più nobile del vitellone. Si trova fra la noce e la fesa, conosciuto anche come rosa, ed è praticamente uno di quei tagli che nessuno considera, che però invece si adatta a tantissime ricette. Si possono fare delle scaloppine dalla parte più larga, si possono fare delle tasche, se lo incidiamo e lo foriamo possiamo farcirlo, oppure si può fare arrosto come lo facciamo noi nella nostra ricetta, che è uno spinaccino appunto in crosta. Quindi gli ingredienti saranno lo spinaccino, useremo una bracciola affumicata, useremo degli funghi, del burro, della sfoglia, dell'uovo, dei semi di papavero, un po' di cognac e ovviamente dell'olio per soffriggere un po' il tutto. Però detto questo, passiamo all'esecuzione della ricetta. Prima cosa da fare, ovviamente lo spinaccino intero così di vitellone è troppo grande, dobbiamo mondarlo e adattarlo alla nostra ricetta. Iniziamo, guardate, a mondarlo a nostra misura. Qui dobbiamo fare un arrosto in sfoglia per circa 6-8 persone, quindi tagliamo la prima parte e diciamo che, ecco qua, ad occhio saremo sul chilo di carne, che arrotondiamo leggermente, vediamo di togliere un po' di grasso, magari sotto, vediamo, controlliamo che sotto, guardate, è perfettamente pulito, quindi è stato fatto un bel lavoro di mondatura. E adesso invece lo andiamo a rosolare esternamente. Quindi scaldiamo la padella, ci mettiamo un po' di burro, e quando il burro è ben sciolto mettiamo dentro il nostro pezzo. Alziamo un po' la temperatura, intanto che lo spinaccino va, noi prepariamo i nostri funghi. Ovviamente mi sono preso avanti, ho cominciato a cucinarli, ci ho messo anche qui un po' di burro, ma soprattutto in fase di cottura mettiamo, ecco qua, una dadolata di bracciola di maiale affumicata. Questo ingrediente è particolare perché la bracciola è magra e affumicata, risulta morbida e soprattutto dà un retrogusto straordinario che si abbina perfettamente con i funghi e con lo spinaccino. Andiamo a mettere questa dadolata che abbiamo fatto di bracciola affumicata, guardate, basta tagliuzzarla anche a casa. Quindi iniziamo ad amalgamare il tutto, controlliamo lo spinaccino, lo giriamo, vedete come inizia a rosolarsi, vedete? Prendiamo la nostra sfoglia che abbiamo preparato, iniziamo a spennellare con dell'uovo che abbiamo battuto, spennellato per bene. I funghi con la dadolata di bracciola affumicata sono pronti, quindi li facciamo freddare. L'ultimo colpo di fiamma al nostro spinaccino, quindi un po' di cognac e voilà! Sfumiamo il cognac, gli lasciamo questo retrogusto particolare. Voilà, con i funghi che intanto andiamo ad adagiare. E a questo punto non ci resta che prendere il nostro spinaccino, adagiarlo al centro. Chiudiamo la sfoglia, chiudiamo anche quest'altra parte, un po' di chiusura alle bordature, sempre con un po' di uovo per fuori, dei semi di papavero, e adesso non ci resta che l'ultima operazione, carta da forno. Pronto, andiamo ad infornare.
Per questo tipo di cottura inforniamo a 130-140 gradi, non di più, con il forno preriscaldato, perché dobbiamo prolungare il tempo, quindi qui cucineremo per 40 minuti. Magari a metà cottura spennelliamo ancora con un po' di uovo. Ecco qua il risultato. Dall'aspetto non sembrerebbe male. Lo adagiamo sul tagliere e andiamo a recuperare il piatto per l'impiattamento. Eccolo qui. Prepariamo dei funghi champignon che abbiamo tagliato finemente e adesso però invece verifichiamo il nostro spinacino. Voilà, ecco il risultato. Guardate, all'interno è rimasto perfettamente rosato. Sul fondo abbiamo i nostri funghi. Voilà. Ed ecco il risultato finale. Spinacino in crosta con funghi e dadolata di braciola affumicata. E come sempre ricordatevi, chiunque può essere bravo in cucina, che ci metta passione. Parola di Becker.